Ciao a tutti ragazzi e bentornati anche oggi qui nel canale. Oggi siamo nella giungla, più precisamente siamo nell'orto ovviamente e siamo dove stanno le fave, perché oggi andremo a raccogliere le fave. Le fave ragazzi sono arrivate al loro ciclo. Questa fila di qua l'ho piantata diciamo inizio novembre, mentre questa qui, quest'altra fila, l'ho piantata a fine novembre, quindi hanno diciamo un mese di scarto. Ovviamente con il clima, le gelate e quant'altro, le fave sono cresciute presso a poco alla stessa maniera. Vi faccio vedere un rapido check qui della seconda fila. Guardate, ecco qua, vedete? Sono pronte anche queste, quindi ragazzi, io oggi andrò a raccoglierle. Le raccolgo tutte, le raccolgo in parte. Io pensavo queste, la seconda fila, quella più giovane, diciamo, di raccoglierla il 1° maggio. Oggi ragazzi valutiamo che è il 24 aprile, quindi mancherebbero 6 giorni. Perché? Perché raga, io il 1° maggio verrò qua a fa a Brage e quindi naturalmente le fave col pecorino sono essenziali nel nostro 1° maggio. Lì c'è una cassetta perché io già ho raccolto parte delle fave, perché finora andavo praticamente a spulciare così, vedete? E cercavo appunto le fave, quelle là mature, tipo faccio esempio questa, eccola qua, la prendevo e la consumavo molto semplicemente, ragazzi. Quindi non avevo bisogno appunto di toglierle. Visto e considerato, ora ne prendo una pianta a caso, no? Eccola, che queste fave qui praticamente non riusciranno a crescere perché non hanno il tempo. C'è chi le spunta, ragazzi, c'è chi le fa insomma trattamenti, roba, io no. E appunto è arrivato il momento di levarle, tipo questa pianta qui. Ora la vado a tirare su, la sradico proprio, eccola qua. Come posso vedere, tutto lo stelo ci sta una fava. Guardate, vedete, lo stelo è vuoto, presenta praticamente soltanto una fava e regà, è una certa ampiccia. Quindi io questa unica fava da quella pianta la vado a raccogliere e vado a togliere tutte quante le piante, così da liberarmi per le prossime culture, quindi quelle estive. Parliamo dei pomodori, parliamo delle melanzane, parliamo di altri cetrioli, anche perché là ci ho messi, sì, però non, chi vede le storie su Instagram, ricordo a tutti, iscrivetevi anche al canale Instagram, perché rimanete sempre aggiornati. E quelli innestati che ho messo sono un po' ammalati, io devo dare un piccolo trattamento adesso a base di rame. Niente ragazzi, adesso mi metto a carponi e inizio a raccogliere tutte quante le fave. Ovviamente ragazzi, prima di andare a lavorare bisogna mangiare. Oggi abbiamo le uova, l'insalata e ovviamente un po' di fave, raga. Niente, raga, pausa pranzo prima di iniziare a lavorare e poi andiamo a togliere tutte quante le fave. Sto finito ragazzi, mezza insalata ma sono mangiata. Ovviamente io penso anche a lui. Se vi chiedete ragazzi perché mangia sempre insieme a me, vi invito sempre a guardare su YouTube, proprio c'è un video apposito, se riesco a trovarvi il link, di appunto questi cani. Questi cani sono abituati proprio come razza a mangiare insieme ai padroni la sera, al giorno però loro sono abituati a mangiare insieme ai padroni, insieme alle pecore, quindi sono cani così, raga. E io ogni volta preparo qualcosa in più quando sto qua per mangiarla insieme a lui. Niente, perché sono fatti così sti animali. Niente, finito, andiamo a lavorare, se no oggi non lo faccio.
come avete visto pure nel video, ogni 10 fave che raccoglievo una me la mangiavo, perché diciamo che sono buone, raga, sono dolcissime. Ovviamente anche qui c'è una scuola di pensiero: chi le prende un po' più grandi, vedete, chi invece le raccoglie che sono un po' più piccoline, dicono sono più dolci. Sì, è vero, però all'atto pratico non ci si mangia niente, bisogna trovare il giusto momento per raccogliere. Come ho detto, ragazzi, questa è la fila delle fave che mi si è liberata. Questa la raccoglierò tra 4-5 giorni, che serviranno appunto per 1° maggio, come dicevo, e quindi questa qua la tengo ancora. Qui iniziano i piselli, che questi qua vanno raccolti intorno a metà maggio. A metà maggio questi si raccolgono tutti. Faccio la stessa cosa come ho fatto adesso con le fave, quindi passo piano piano e tipo trebbia e prendo tutto quanto alla fila. E potrei fare lo stesso discorso per qua. Qui questa fila l'ho piantata prima di queste, di piselli parlo, e però ho visto che non c'è una vera e propria produzione forte, anche perché sono cresciuti un po' male, ragazzi, sti piselli. Ne vedo questi qua, come vedete, se sono belli arrampicati, mentre qua non c'era sostegno, non ho pensato a farci qualcosa, insomma, appunto per farli arrampicare, e quindi sono calati un po' di sotto, le galline un po' l'hanno beccati da sotto. Quindi maggiormente dovrò raccogliere questi qua in breve, perché questi qua non hanno prodotto chissà quanto. Ragazzi, eccole qua, una bella cassetta di fave. Questo qui è il raccolto di questa striscia di coltivazione. Ovviamente già ho raccolto ogni tanto qualcosa da mangiare qui al podere, anche quando abbiamo fatto le varie braci, insomma, tra amici, diciamo quella là di Pasquetta, siamo stati qui, abbiamo raccolto da questa fila, quindi da questa fila ancora non è stato raccolto quasi niente. Infatti da questa fila qui provvederò a raccogliere per il 1° maggio, e ovviamente la toglierò tutta quanta. Come vedete, alla fine, oltre a tutto quello che sono andato a spiluccare, una cassetta non è affatto male. Questa le regalo, insomma, vedrò a chi darle, perché tanto so talmente tante, saranno un 10 kg di fave, ragazzi, quindi per me sono pure troppe. Niente, ragazzi, io vi saluto, vi invito sempre a iscrivervi al canale, e un mi piace è sempre gradito. Commentate se avete qualcosa da dire, ovviamente, e vi invito anche a iscrivervi al canale Instagram per rimanere sempre aggiornati su tutte le lavorazioni qui all'orto e al podere, insomma. Un saluto a tutti, ragazzi, alla prossima, ciao!